Buonasera a tutti. Buonasera. Scusate il ritardo, ma non siamo abituati a guidare dei camper, quindi è stato più faticoso di quello che ci potevamo aspettare. Però ce l'abbiamo fatta e siamo finalmente a Scorzè. E grazie a tutti di aver organizzato questa bellissima serata. Inizio io a questo punto, noi siamo qua per l'appunto per questo tour e lo sapete, ci hanno ghigliottinato, ci hanno sospeso. In realtà non ci hanno sospeso, ci hanno estromesso dai lavori dell'aula, perché ormai facciamo talmente tanta paura che l'unico modo per loro di non farci votare è buttarci fuori per qualche giorno. Ma hanno capito che noi, facendo il giro dell'Italia e poi tornando comunque in aula fra qualche settimana, saremo ancora più carichi di prima, perché abbiamo visto voi e quindi non potranno permettersi di fare nient'altro. Noi abbiamo iniziato questo tour ieri per l'appunto da Verona, come sapete è un lunedì sera a Verona e abbiamo riempito la sala, il teatro a Verona. Arrivavamo tra l'altro da una o due giorni tra Milano e Brescia, dove la partecipazione è stata dei livelli favolosi. E questo vuol dire tanto, questo vuol dire che quel cambiamento che con tutti noi stiamo sognando ormai da parecchio tempo si sta avverando e la partecipazione è diventata più attiva. E il bello di tutto ciò è che quando parliamo con voi in queste serate io mi accorgo di una cosa, che siamo tutti noi dei grandissimi guerrieri, siamo diventati dei combattenti. Abbiamo parlato con dei disoccupati, con dei pensionati, con dei giovani che sono andati all'estero e sono rientrati, e ognuna di queste persone ogni giorno combatte una propria battaglia piccolina ed è un guerriero pacifico, perché siamo guerrieri pacifici, ma siamo tutti dei guerrieri, siamo dei leoni, con l'eleganza combattiamo. E l'obiettivo per noi oggi, in questi mesi, fino ad arrivare alle europee, alle prossime politiche, perché una volta vinte le europee si parlerà anche di elezioni politiche, è quello di essere tutti dei leoni e mandare solo dei leoni nei posti delle istituzioni. Perché finora, io sono di Brescia, nelle nostre regioni hanno mandato delle trote a ricoprire quei posti ed è arrivato il momento di buttare fuori le trote e mandare dei leoni invece, perché quelle stesse trote in questi giorni ci stanno raccontando in televisione che hanno la soluzione ai nostri problemi, vanno a dire in giro basta con l'euro, adesso no euro, no fiscal compact. Però bisogna ricordare loro che Lega, PDL, PD sono stati proprio loro a portarci tutte queste rogne, euro, fiscal compact, patto di bilancio, patto di stabilità. Quindi è fondamentale che non cadiamo in questo tranello, è fondamentale che capiamo effettivamente chi ha la credibilità per andare a occupare quei posti e quelle istituzioni, perché noi le istituzioni le amiamo, io le istituzioni le amo, io i ruoli che hanno le nostre istituzioni le amo. Amo il ruolo del Presidente della Repubblica, amo il ruolo del Presidente della Camera, del Presidente del Senato, e li amo talmente tanto che però quando vedo che questi ruoli sono occupati da persone che non sono degne di rappresentare il nostro Paese, perché la prima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, deve rappresentare tutti gli italiani e non deve essere una persona su cui magari ci sono dei forti dubbi. La seconda carica dello Stato, Presidente del Senato, deve rappresentare tutti. La terza carica, la Presidente della Camera, non si può permettere di dare degli eversivi, dei sovversivi, dei potenziali stupratori a chi partecipa ogni giorno per cambiare questo Paese. Quindi quando queste persone non sono degne di rappresentarci, devono essere mandate veramente a casa. Allora, nella prima parte del 2013 ha partecipato a 7 consigli su 17, mentre nel 2012 il rapporto era praticamente un consiglio ogni 6. Allora, voi immaginate se nel 2012 voi andavate a lavorare solo lunedì e stavate a casa il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Cosa vi succedeva dopo 2 settimane che andavate a lavorare solo lunedì? Vi mandavano a casa. Nel 2013 lui ha partecipato a 7 consigli su 17, okay? Quindi andava a lavorare il lunedì e il martedì, e il mercoledì, il giovedì e il venerdì stava a casa. Se non facevate voi per 2 settimane al lavoro, cosa vi succedeva?
mandava a casa. Allora questo Presidente del Consiglio, ragazzi, dove deve andare? A casa. Deve andare a casa. Senza stipendio, senza ministri, sottoministri, autoblu, sottosegretari e tutta l'ingordigia che c'è dietro. Bisogna veramente renderci conto che dobbiamo riprenderci le istituzioni. E io voglio solo chiudere con questa cosa che ho imparato proprio dai miei colleghi in queste settimane, in questo anno, perché abbiamo compiuto un anno. Il 15 marzo del 2013 è stata la nostra prima seduta in aula alla Camera. E in questo anno abbiamo girato l'Italia in tutti i weekend, abbiamo incontrato voi, abbiamo ascoltato le vostre voci e ci siamo anche ascoltati tra di noi, abbiamo imparato anche a conoscerci, abbiamo imparato alcune cose tra di noi. Una cosa che continuerò a portarmi e voglio portarmi in tutto questo tour è l'indice e il nostro futuro. Ossia, se io punto in alto l'indice adesso, lo punto verso di là, qualcuno di voi guarda l'indice e si chiede perché sto parlando dell'indice. Qualcun altro guarda la bandiera dell'Italia, qualcun altro pensa che stia indicando gli alberi. Allora noi dobbiamo ricordarci che il nostro obiettivo è che quando uno di noi punta l'indice, non guardiamo l'indice, non guardiamo la bandiera, non guardiamo gli alberi, ma guardiamo quello che c'è oltre, che sono le stelle. E queste stelle, anche stasera, io vi ringrazio, siamo tutti noi. Grazie mille. Lascio la parola a uno dei miei colleghi che si vuole, Ivan Della Valle. Ciao a tutti, noi siamo qua perché è successo qualcosa di nuovo, perché finalmente in Italia c'è un'opposizione che dà fastidio, c'è un'opposizione che sta tirando fuori tutte le magagne loro e finalmente non è collusa, c'è un'opposizione che fa quello che ha promesso. Abbiamo detto che rifiutavamo i rimborsi elettorali e li abbiamo rifiutati, abbiamo detto che ci rimettiamo lo stipendio e lo facciamo, abbiamo detto che abbiamo aperto la scatola del Parlamento, abbiamo tirato fuori tutto quello che facevano e lo stiamo facendo. Però adesso tocca anche a voi, questo comune va a elezioni, noi stiamo facendo quello che abbiamo promesso in Parlamento e nei comuni dovete fidarvi delle persone che vi presentano il loro programma perché saranno leali e corrette come lo siamo stati noi e dovete portare a casa il comune, quello che abbiamo qua dietro. Dobbiamo vincere in tutti i comuni perché solo così, nei comuni, nelle regioni, a livello nazionale, in Europa, che possiamo togliergli il potere a questa gente. Come abbiamo sempre detto lo scorso anno, dobbiamo mandarli tutti a casa, ma tutti a casa partendo dal basso, come abbiamo fatto noi. Tutti noi abbiamo iniziato nei meetup, abbiamo iniziato a vederci, a fare cittadinanza attiva, a iniziare a portare avanti un programma che è stato discusso insieme a voi, anche in rete, e facciamo quello che promettiamo. Loro continueranno sempre a dire rinunciamo ai rimborsi elettorali, poi fanno le leggi e invece se li tengono li prolungano, togliamo le province e invece fanno la legge e le mantengono, anzi ci costano ancora di più. Quindi non crediamo e andiamo a verificare esattamente che quelli che sono i programmi, quelle che sono le promesse vengano mantenute da cittadini onesti, i cittadini dentro le istituzioni. Bravo. Buonasera, Scortè. Io mi chiamo Vittorio Ferraresi, ho 26 anni e appartengo alla Commissione Giustizia, o almeno la chiamano così. Sono entrato in Parlamento un anno fa, da 25 anni, e come sono 25 giorni di espulsione che mi hanno dato per aver difeso la Costituzione e i regolamenti parlamentari in un Parlamento svuotato da questa gentaglia. E sono entrato con un'idea ben precisa, un'idea di giustizia. Credevo che la Commissione Giustizia servisse a quello. E invece mi sono trovato un ministro che si chiama Cancellieri, che è il telefono amico della Ligresti, che protegge gli amici degli amici. Mi sono ritrovato un ministro che ha emanato un decreto svuota carceri, che in principio regalava un 40% di sconto di pena a mafiosi, omicidi.
e soprattutto stupratori, ma quelli veri, non quelli finti della Boldrini e del blog di Grillo. Ci siamo trovati davanti invece un nuovo ministro, che è l'ex ministro dell'ambiente Orlando, che in dicembre ha nominato come capo dell'ISPRA un condannato in primo grado, De Bernardinis, per omicidio colposo e lesioni plurime per il terremoto dell'Aquila. Ci ritroviamo questa gente qui e ci vengono a dire che noi saremo gli incompetenti, noi siamo le persone senza esperienza. E allora io rispondo a queste persone che se questo è il modo che hanno di amministrare la cosa pubblica, mettendoci dei condannati, degli indagati, uno l'abbiamo già mandato a casa, avete visto? Come abbiamo mandato a casa Silvio Berlusconi, se non ci fosse stato Movimento 5 Stelle, come sarebbe andata a casa questa persona? L'opposizione è un concetto forse che da tempo non si sentiva più in questo paese, che da tempo il Parlamento non vedeva, un Parlamento ormai che non significa più niente, perché lo svuota la forza di decreti legge incostituzionali, decreti legge firmati da una persona, il nostro amato Re Giorgio, un monarca assoluto che detta direttive politiche a questo Parlamento, si dice che dobbiamo fare un indulto, un'amnistia, che dobbiamo seguire le direttive per gli F-35, ma che non va a testimoniare al processo sulla trattativa Stato-mafia, uno dei processi più bui della nostra storia. E che si permette di dire dalla Polonia, scomodato dalla Polonia, che il Movimento 5 Stelle se ne frega del paese. Questo dovrebbe rappresentare la Costituzione e tutti voi. Vi sentite rappresentati, cittadini della Politano? E neanche noi, e non ci siamo sentiti rappresentati neanche dalla presidentessa, Miss Laura Boldrini, la preside del liceo di Montecitorio, che ci ha dato 25 giorni di sospensione quando Stefano D'Ambrosio, un questore della Camera, non il primo arrivato, ha tirato uno schiaffo ad una madre di famiglia in piena aula e voleva anche dire di no, finché non è stato ripreso dalle telecamere. E la nostra Loredana Lupo, 10 giorni di sospensione per aver appoggiato la guancia contro lo schiaffo di D'Ambrosio. Questa è la giustizia che erige in Italia. Allora forse mi sono sbagliato, forse mi sono sbagliato, sono entrato nella commissione sbagliata, sono entrato nel Parlamento sbagliato. Però io penso che ancora vale la pena di combattere per questo paese. E lo dobbiamo fare, guardate, non per noi stessi, perché noi dopo due legislature andremo a casa. E comunque anche voi magari entrerete in un consiglio e dopo 10 anni di politica, che è un servizio, non è di certo un lavoro, andrete a casa. Ma vedete, quello che fate oggi, quello che fate domani, quello che farete tra 5-10 anni, resterà per sempre in questo paese. E resteranno le cose che avrete fatto, un giorno vi potrete alzare, guardarvi allo specchio e dire: io ho collaborato per cambiare quest'Italia putrida che questi partiti in 20 anni hanno distrutto. Bravo, bravo. Non avremo altre occasioni, signori, non ci saranno altri treni che passano, c'è quello del Movimento 5 Stelle e poi è finita e quindi io vi dico, se non lo cambiamo ora questo paese tutti noi insieme, perché veramente i cittadini siamo anche noi cittadini, quindi diamo lo stesso apporto che date voi ogni mattina nel banchetto, poi ci vengono a chiedere come fate a fare politica senza soldi. Guardate questa piazza, ecco come facciamo a fare politica senza soldi, con la passione di ognuno di voi. Noi facciamo politica così, con onestà. Perché vedete, le competenze si acquisiscono, l'esperienza si acquisisce, ma non si acquisisce l'onestà, l'onestà non si compra al mercato, signori. O si è onesti o non lo si è, o si è trasparenti o non lo si è, o si è amici dei banchieri e in profonda sintonia con Berlusconi, o si è amici dei cittadini, ognuno faccia le sue scelte. E quindi io penso che veramente tutti insieme
questo futuro che ci hanno rubato ce lo dobbiamo riprendere, ma questo solo se veramente ognuno guarda il proprio vicino, il proprio amico, il proprio collega di lavoro e porta fuori queste informazioni che noi vi stiamo venendo a dare con questo tour. Io penso che sia veramente importante che ognuno di noi la smetta ogni 5 anni di delegare qualcuno per risolvere i problemi e risolvere i problemi dell'Italia una volta per tutte. Grazie. Io sono Matteo Montero, Commissione Affari Sociali e Sanità e 25 giorni di sospensione. In totale siamo 26 deputati sospesi per un totale di 380 giorni di sospensione, più di un anno. È un record, non è mai successo che un gruppo parlamentare abbia avuto così tanti deputati assieme sospesi per così tanto tempo. E tra l'altro hanno paura, bravo, fate quello. Stanno cercando di difendersi. Tra l'altro, cioè, pensate che abbiamo fatto chissà cosa, ma ne hanno fatto molto di peggio. Ci hanno raccontato i commessi che c'erano, che una volta le sedie dove si siedono gli stenografi erano ancorate per terra perché se le tiravano, che c'erano sui banchi del governo, c'erano le bottiglie dell'acqua, le hanno tolte perché una volta un deputato l'ha spaccata, tipo lo Far West, e ha cercato di coltellare con la bottiglia un collega. A noi, questi se ne sono trovati con un paio di giorni, a noi perché abbiamo cercato di difendere il regolamento della Camera e di evitare che regalassero 7,5 miliardi di euro di nostri soldi, di vostri soldi, alle banche private, ci siamo beccati 25 giorni di sospensione. Questo perché loro, come dicevate giustamente voi, hanno paura, iniziano a capire che adesso c'è un'opposizione che fa sul serio. Prima c'era l'opposizione interruptus, ma loro arrivavano poco prima di far scadere il decreto e facevano un saltino indietro. Okay. Adesso noi non ci siamo fermati, noi stavamo arrivando all'obiettivo, abbiamo fatto ostruzionismo per 4 giorni di fila su questo decreto, il decreto stava per scadere e l'obiettivo era quello, ed è il lavoro che deve fare l'opposizione in Parlamento. L'opposizione deve cercare di ottenere, di migliorare decreti che vanno male o di far scadere decreti che fanno schifo come questo, in cui si regalavano soldi dei cittadini e gli abbiamo dato le alternative, gli abbiamo detto stralciamo la parte dell'IMU dalla parte di Banca Italia, c'erano tutte le possibilità. Nonostante questo, nonostante che eravamo a 2 ore, 3 ore dalla vittoria, la signora Boldrini, perché il presidente non è la nostra presidente, è entrata in aula. In teoria lei, giustamente, ci sembra che sia la presidente del PD, ma in realtà lei dovrebbe essere di SEL, che in teoria è un partito dell'opposizione, che invece dovrebbe tutelare l'opposizione in Parlamento, se lo dimentica spesso, tutela più facilmente le banche, i diritti delle lobby. Ha messo la ghigliottina, entrando in aula dicendo adesso si vota, senza dare tempo agli interventi, senza dare tempo di replicare, e noi abbiamo protestato vivacemente. E per quello abbiamo beccato 10 giorni di sospensione e abbiamo poi, come Vittorio e io, abbiamo cercato di bloccare che la stessa cosa, cioè che ripetessero la ghigliottina nella Commissione Giustizia o nella Commissione Affari Costituzionali dove stavano dando il mandato per la legge elettorale che Berlusconi aveva dettato a Renzi. E per questo mi sono beccato altri 15 giorni, quindi in tutto sono 25. Questi giorni, tra l'altro questa cosa è molto grave perché non è solo che non possiamo essere in aula, che ci sono 15 persone in questi giorni meno di noi che votano, quindi abbiamo meno voti in aula, ma non possiamo fare il lavoro nelle commissioni, che è un lavoro molto importante. Io e Massimo qua dietro ci stiamo occupando di una legge, proposta di legge importantissima sul gioco d'azzardo patologico e la settimana prossima inizieranno le discussioni degli emendamenti e noi non potremo farli perché siamo sospesi, quindi non potremo spiegare ai colleghi perché le nostre proposte sono valide, perché dovrebbero votarle. Quindi di fatto la Presidente non ha fatto un torto a noi, ha fatto un torto agli italiani, perché gli ha privati del diritto di avere una posizione in Parlamento, perché ora la ghigliottina sarà e diventerà una prassi, la vogliono inserire nel regolamento, la vogliono inserire nella Costituzione e d'ora in avanti l'opposizione non potrà più portare avanti quello che è il suo lavoro, quello che è il suo ruolo. Quello che è fondamentale fare adesso
quello che è fondamentale fare adesso è ci siamo sono vent'anni che questi partiti ci stanno prendendo in giro, li abbiamo votati anche noi, abbiamo cercato di fare fiato sul collo andando nei comuni a riprendere i servizi comunali, a raccontare quello che succedeva dentro, abbiamo fatto i meetup per portare le proposte nei comuni, dire fate queste cose e non le hanno mai fatte. Abbiamo provato a infiltrare nella politica delle persone che ritenevamo oneste, sono state nei partiti, sono state inghiottite da questo sistema, e quindi a questo punto abbiamo capito che l'unica soluzione è mandarle a casa uno per uno. Noi dobbiamo sostituire tutti, quello che dobbiamo fare è sostituire i politici che ci sono adesso, i partiti che ci sono adesso, con dei liberi cittadini che siano lì 2 anni, facciano il loro servizio civile, che siano onesti, come diceva Vittorio prima, e quindi dobbiamo mandare a casa tutti, iniziando dai piccoli comuni, andando avanti in Parlamento e arrivando in Europa. Ma questo lo facciamo solo se ci date una mano voi, tutti quanti. Grazie. Ciao a tutti, sono Massimo Baroni, vengo dal Lazio con Alessandro e altri e ho 40 anni, sono il più vecchio del gruppo della Camera, sono il decano, quindi parlerò un po' più piano, con un po' di calma, e perché dopo i toni si riaccenderanno subito. Io faccio parte della Commissione Affari Sociali insieme a Matteo Mantero. E in particolare da noi vengono proprio un sacco di persone, perché sappiamo bene che la disoccupazione giovanile è al 40%, sappiamo bene che la disoccupazione in Italia è al 25%, molte persone che non hanno più lavoro, molte persone che sono piene di debiti allo stesso momento, si vergognano di dirlo, perché è un momento veramente difficilissimo per noi. E per noi cittadini italiani, quindi c'è la possibilità, dobbiamo stare anche attenti tra di noi se parliamo di solidarietà, che il nostro vicino di casa magari in questo momento ha delle fortissime difficoltà, però mantiene la dignità, continua ad andare al lavoro, cerca di fare quello che ha sempre fatto, e a volte vengono da noi e ci chiedono in un momento come questo, sotto elezioni, ma scusa, ma io mio figlio non c'ha un posto di lavoro. Mio figlio non ha un posto di lavoro, io gli dico scusa, aspetta un attimo, ragioniamo un attimo insieme, perché in questo momento uno dei pochi settori che tira, perché tutto il resto l'hanno distrutto, l'hanno raso al suolo, è il settore del gioco d'azzardo. Io ti dico, guarda, può anche darsi che tuo figlio adesso trova una proposta di lavoro, ed è molto probabile che gli chiederanno di andare a fare il commesso, l'impiegato in una di questi posti, perché sono gli unici posti che aprono, le sale slot, le sale VLT, e girano un sacco di soldi. Noi stiamo parlando di circa 85 miliardi, 90 miliardi, e tutto il sistema sanitario nazionale ne costa 110, cioè noi per un anno paghiamo tutta la sanità italiana e gli italiani giocano circa 85 milioni. E io ti dico, ma scusa, tu, no, persona di 50 anni, 60 anni, tuo figlio, ce lo manderesti, magari con la prospettiva che ci deve rimanere per tutta la vita, a promuovere un posto di lavoro in cui sei pagato, perché vieni pagato, il gioco d'azzardo. E allora ci siamo inventati, io e Matteo, perché contemporaneamente stiamo lavorando sul reddito di cittadinanza, che proprio una quota parte del raccolto, del giocato sul gioco d'azzardo, in questo momento storico in cui non c'è lavoro, deve andare al reddito di cittadinanza. Perché così non sarete più ricattabili, i vostri figli non saranno più ricattabili. Se c'è questo reddito di dignità, io non sarò costretto, comunque in un momento di crisi, di difficoltà, siamo tutti persone oneste, però magari per evitare che tuo marito si suicida, qualche cosa, vai dal consigliere comunale e dici guarda, io non l'ho mai fatto in vita mia, mi vergogno, trova un posto di lavoro a mio marito, a mio figlio. No, dobbiamo crederci, signori, dobbiamo cercare di stare uniti, di capire chi possiamo aiutare vicino a noi, ed è per quello che è importantissimo portare avanti in questo momento storico il reddito di cittadinanza. Andiamo a prendere i soldi dove ci sono nel gioco d'azzardo, ce ne sono tanti. Noi abbiamo scoperto che ci sono
ci sono un sacco di altri soldi in tanti altri posti, perché studiamo continuamente, perché i soldi in Italia ci sono, ma sono bloccati dalle lobby, dalle clientele, perché devono fermare tutto, perché hanno paura, signori, hanno paura a muovere un dito. Perché in questo momento sono tutti una vecchia casta che sta lì da 20 anni e che sta cercando di scambiarsi la poltrona con una pallina da flipper. Li vedi girare fra queste poltrone di questi enti pubblici e tu dici: ma dov'è questo Mastro Pasqua? C'ha 74 posti e non lo trovi mai, cioè. E l'abbiamo mandato a casa, anche lui l'abbiamo mandato a casa. E poi il lavoro che possiamo fare è tantissimo, dobbiamo crederci dal basso, stare uniti e poi le cose vengono da sé. Nessuno di noi si sarebbe immaginato più di un anno fa di finire in Parlamento, ve lo assicuro, siamo dovuti crescere, continuiamo a farlo perché la meta è vicina. Adesso ve lo diranno i miei colleghi e forse parleranno proprio della nostra meta, che è andare al governo, signori, grazie. Buonasera a tutti, Simone Valente, 27 anni, cacciato fuori dal palazzo per 25 giorni. Colpevole di aver difeso la democrazia, la Costituzione e il regolamento della Camera. Io stasera ho portato questo libricino che noi abbiamo usato tanto. Pensate che un anno fa siamo entrati in quel palazzo che non sapevamo nulla, non sapevamo neanche dove fosse il gabinetto. Io sono entrato il primo giorno e ho chiesto a un messo parlamentare: mi scusi, ma mi sa dove dire dov'è il bar? E lui mi ha risposto: ma onorevole, vuole dire la buvette? Questo è un mondo incantato che non ci appartiene. Ci hanno deriso, ci deridevano, ci davano dei ragazzini perché solo perché arrivavamo con lo zainetto all'interno del palazzo. Allora noi abbiamo alzato la testa, abbiamo detto: bene, da questa gente non ci facciamo prendere in giro, perché loro prendono in giro i cittadini. E abbiamo iniziato a studiare questo regolamento, a usarlo, perché qua ci sono tutti gli strumenti per fare la vera opposizione che da 20 anni non si vedeva in questo paese. Abbiamo studiato ogni comma. Allora cosa è successo? Ogni provvedimento, le porcate, la decretazione d'urgenza che continuano a emanare infischiandosi dell'articolo 77 della Costituzione, che dice che un decreto legge deve essere emanato solo quando si ha il carattere di urgenza, non deve essere eterogeneo. Bene, allora noi abbiamo iniziato a contrastarle, abbiamo iniziato a fare costruzionismo, ovvero ci mettevamo in aula, depositavamo 106 ordini al giorno, ci scrivevamo tutti a parlare e li tenevamo ore e ore e ore in aula, perché loro sono un po' anziani e soffrono a stare in aula. E quindi loro impazziscono quando li teniamo lì, e ecco lì che noi riusciamo a ottenere quello che vogliamo, perché a un certo punto loro arrivano e ci dicono: bene, cosa volete? E noi allora proponiamo i nostri emendamenti che passano, e tutte le volte sono emendamenti per i cittadini. E sul decreto IMU Banca Italia è successa la stessa cosa, noi abbiamo fatto ostruzionismo, però la Presidente Boldrini, che ormai non è più nostra Presidente, non è più Presidente degli italiani, ha messo la famosa ghigliottina, che in questo regolamento non c'è. Io sfido ognuno di voi ad andare a cercare la ghigliottina in questo regolamento, non c'è, è una cosa mai avvenuta prima. Allora ecco che quando noi esauriamo tutti gli strumenti che questo regolamento ci dà, siamo costretti a fare gesti eclatanti. L'abbiamo fatto per il tetto, per difendere la Costituzione, l'articolo 138, l'abbiamo fatto per il decreto IMU Banca Italia, in cui volevano regalare 7 miliardi e mezzo alle banche. E noi le soluzioni le abbiamo sempre date. Sul decreto IMU Banca Italia abbiamo detto: bene, salviamo la parte dell'IMU, però togliamo quella di Banca Italia, e non hanno voluto ascoltare. E quando noi facciamo azioni eclatanti, ecco che arriviamo ai cittadini, perché ormai tutti sanno cosa vuol dire che il Movimento 5 Stelle è andato sul tetto, oppure quando il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo. È lì che arriviamo a informare i cittadini. E quando vado dalla mia vicina che ha 80 anni e mi chiede: ma allora il decreto di Banca Italia com'è finita? Allora lì so che ho vinto, che abbiamo vinto e hanno vinto tutti i cittadini, perché siamo arrivati alla gente. E questa gente che vota le porcate più incredibili, fanno un decreto magari con una scrivezza assurda e poi ci mettono una ciliegina, io me la ritrovo anche in commissione, purtroppo. Io sono in commissione 7, la cultura, scienza e istruzione. Voi direte: beh,
dovrebbe essere il primo punto di investimento di uno Stato, invece no, qua continuiamo a tagliare, il governo Letta ha tagliato 23 milioni di euro al ministro dell'istruzione, continuiamo anche con Renzi. Proprio oggi in aula c'era la legge sugli scatti stipendiali per ridare i 150 euro tolti agli insegnanti. E sapete dove hanno preso i soldi? Dal MOF, miglioramento offerta formativa, della scuola, li prendono da una parte, li tolgono e li mettono dall'altra. Fanno sempre questo giochino e continuano a tagliare i reparti fondamentali. E io mi arrabbio con questa gente della mia commissione, mi arrabbio tutti i giorni. Bravo! E poi l'incrocio dei corridoi e li fermo e gli dico: ma scusa, ma perché hai votato questa cosa qua? E loro trovano mille scuse, il partito, le correnti, dobbiamo fare questo, l'altro. E quando noi proponiamo qualcosa, ad esempio sulla scuola, sulla cultura, nei corridoi dicono sì sì, va bene, lo facciamo, è una buona idea, la portiamo avanti. Loro dicono sempre sì a tutto nei corridoi. Poi quando arriviamo in commissione a votare cosa fanno? Loro sottostanno ai diktat di partito, sottostanno alle lobby e votano come gli dicono dall'alto. Ed è qui che persone che potrebbero fare bene ai cittadini e al paese diventano complici di questo sistema. E noi le contrastiamo ogni giorno. Questa è la grande differenza, perché noi non siamo corrotti, non abbiamo legami con la mafia, non siamo schiavi delle lobby, noi abbiamo la libertà di scelta, abbiamo un programma, abbiamo il bene comune, il bene dei cittadini. E io tengo a dire una cosa, proprio qua, proprio in Veneto, dove sono stato qualche mese fa per il problema della pulizia nelle scuole. Pensate che le scuole ormai sono arrivate è un comparto che è arrivato al capolinea, non c'è più niente veramente da fare per questa gente. Noi sulla pulizia delle scuole abbiamo già trovato delle soluzioni al decreto del fare nel maggio 2013, dicendo non esternalizziamo il servizio a queste cooperative, spesso cooperative rosse, che sono quelle che finanziano i partiti, allora poi ti chiedi come mai vincono gli appalti queste cooperative rosse. E noi abbiamo trovato una soluzione, quella di internalizzare, tutti i dipendenti devono essere stipendiati dallo Stato, e questa era una soluzione. Non ci hanno voluto ascoltare e ora molte scuole chiuderanno e noi continueremo a batterci per internalizzare. Abbiamo depositato una proposta di legge e quindi speriamo veramente che la calendarizzino e la approvino il prima possibile. Grazie. Spero che non racconto di nuovo, perché ormai voi vi siete divertiti a vedere quei video, ditelo tutti che vi siete divertiti a vedere quei video, che volevate essere noi. Qualche giorno dopo il fattaccio è successo che arriva la letterina della preside: venite tutti perché dobbiamo ascoltarvi, dobbiamo capire cosa è successo e dovete rispondere delle vostre azioni. Va bene, ci presentiamo. La mattina presto, una lunga fila, sembrava di essere veramente a scuola, un po' con l'ansia, col mal di stomaco, oddio adesso che succederà. Ci fanno entrare uno per uno dopo l'altro, senza genitori, da soli. Ci fanno entrare uno per uno, io ero la terza, la quarta, mi siedo, e siccome avevamo ricevuto un reportage di quello che era successo, perché questori, che sono quelli che devono vigilare sulla sicurezza di quell'aula, hanno preparato un bellissimo reportage di una quindicina di pagine, dettagliatissimo, con tutte le malefatte che noi avevamo commesso. Quindi io arrivo, mi siedo, e la Boldrini, che io non so imitare, effettivamente non la so imitare, scusate, dice: ma lei lo sa che ha violato le regole della Camera? No, sì, sì. E io ho detto: ma sì, veramente sì, ma lei scusi, quante volte le ha violate le regole di questa Camera? E poi vabbè, gli ho detto che non riconoscevo quel tribunale, che insomma, gli ho detto un po' di cose che proprio mi stavano un po' qui, quelle che volevate dire anche voi, insomma. Ed è stato entusiasmante, perché quando loro parlano di regole non possono permettersi di pronunciare la parola regole. Perché scusa, quando tu hai fatto la legge di stabilità e ci hai messo dentro le marchette, che regole hai rispettato?
E quando è arrivata la Corte dei Conti che ti ha detto che hai fatto una legge di stabilità con 13 miliardi di mancate coperture, quali regole hai rispettato? Brava! O quando provi a fregare i fondi europei per abbattere il cuneo fiscale, ma chissà come, quali regole stai usando? Quindi noi lì facciamo solo una cosa: rendere normale e ripristinare la normalità in quel posto che ormai non è una giungla come uno la può immaginare. Cioè loro dicono: siete arrivati voi, adesso c'è la giungla. No, la giungla siete stati voi, perché a me non mi interessa che tu sei sempre stato seduto al tuo posto, hai pigiato il bottoncino così poi ti arriva il gettone di presenza e poi hai detto di sì, hai chinato il capo, hai fatto quello che voleva il tuo leader di partito. E poi incontri gente della tua commissione, io sono in commissione bilancio con Giorgio, incontri persone che sono arrabbiatissime, dice: questo è un collega del PD, fa l'avvocato, e ti dice: no, io sono stanco, non ce la faccio più, questi non li sopporto più, ho visto tutti i miei colleghi da bersaniani, sono tutti diventati renziani, io non li sopporto. Vabbè, scusa, vai a casa, che ci fai qua? No, dico, ma tu hai la possibilità di andare via veloce, non ti trattiene nessuno, voglio dire, perché sei qua? Ma la tua dignità. E in effetti qualcuno c'è che è un po' sconsolato. Però quando noi ci arrabbiamo anche perché sappiamo che con il 25% dei voti, con 9 milioni di elettori, possiamo portare a casa delle cose, l'abbiamo fatto. E quando andiamo nelle piazze o magari al mercato a fare volantinaggio, noi tutti continuiamo a stare sui nostri territori, a fare il banchetto, il gazebo, e la signora ci dice: sì, però voi non avete fatto niente, ma che fate? Ma sì, ma tanto il PD vince sempre. A parte questa cosa che il PD vince sempre, vabbè, adesso la sconsacriamo, non vi preoccupate. Però non è così. Quando noi otteniamo la compensazione delle cartelle di Equitalia per le aziende che hanno dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, è un servizio civile. Quando mettiamo l'8 per mille all'edilizia scolastica, è un servizio civile. E queste cose sono ottenute. Il problema qual è? È che loro, la solita casta, fa le leggi, le approviamo e poi non fa i decreti attuativi. Cioè c'è sempre una fregatura, ce n'è sempre una. Per esempio, la peggiore che ci è successa, siamo riusciti a impedire l'abbassamento della detrazione, quella che voi dicevate sui 7,30 tutti gli anni, per i medicinali dei malati e gli invalidi, perché volevano ridurre anche quella. Mi ha detto: no, scusate, almeno su questa, per favore, lasciateci. Il 19% non è chiedere proprio la luna per chi è un malato o un invalido. Abbiamo ottenuto l'emendamento e poi non hanno fatto il decreto attuativo. È scaduto il decreto attuativo. Quindi l'italiano medio ha perso la possibilità di vedere accettato o verificato un emendamento che noi abbiamo portato a casa. Quindi noi adesso abbiamo cominciato a fare le vittime, gli stiamo addosso. Siamo addosso ai ministri, ai sottosegretari, che poi ve li dovete vedere, che sono persone proprio magnifiche, preparatissime. E gli siamo addosso, diciamo: non è possibile, tu non puoi fare il decreto del fare, il fare, lo ricordate quante volte in televisione mi hanno detto che doveva essere il decreto dell'anno, quello che riportava l'Italia alla crescita e allo sviluppo. Non hanno fatto un decreto attuativo, neanche uno. E sulla legge di stabilità la stessa cosa. Ora, noi ci accingiamo a un periodo molto complicato, perché da una parte abbiamo il buffone di corte che ci propina slide invece che decreti o disegni di legge, che non è mai successo nella storia d'Italia che uno uscisse con il Presidente del Consiglio dal Consiglio dei Ministri e invece di dire questo è il decreto dicesse queste sono le slide. Mai, mai successo, mai successo. E poi mai successo. E poi tu la mattina arrivi in piazza Montecitorio, arriva la telecamera e dice: ma lei cosa ne pensa del Job Act? Scusa, ma perché tu l'hai visto, l'hai letto? No, perché io non l'ho letto, se lei l'ha letto me lo racconti, magari facciamo due chiacchiere. Questa è la realtà di quello che stiamo vivendo. Un buffone di corte, ovviamente messo da chi sappiamo, dal solito Re Giorgio, come qualcuno ricordava prima, che non fa nient'altro che fare campagna elettorale. Allora, ce lo vogliamo dire che il problema siamo noi, il Movimento 5 Stelle, gente civile che si è svegliata, che è diventata antisistema, perché se il sistema è questo, questo sistema io non lo voglio sostenere. E se lui la campagna elettorale,
parte aumenterà l'IRPEF, perché lui propone di mettere questi 80 euro nelle tasche di persone con un contratto a tempo indeterminato, che però avranno dei figli che sono disoccupati e continueranno a essere disoccupati. Nessuno gli dà un lavoro. Ma dall'altra parte gli aumenterà l'IRPEF, perché le coperture che lui pensa di mettere sono coperture che il governo Letta aveva già usato, guarda te. Capito? Quindi da una parte ti do e dall'altra ti tolgo. Questo è lo sistema. Se lui è in campagna elettorale, noi lo siamo come lui, più di lui, meglio di lui, perché siamo più di lui numericamente, siamo tutti questi. Qui. Questa campagna ci piace, perché devo dire che ci abbiamo anche un po' preso gusto a raccontarvi che cosa facciamo. Facciamola ancora insieme per qualche mese, fino a fine maggio, voi le comunali, ci sono le europee, in alcune regioni le regionali, siamo in tanti e ogni giorno siamo nelle piazze, questo li ucciderà. Buonasera a tutti, buonasera. Una parola lei, no? Che parliamo solo noi. Che vuole dire? Che un mal di denti non sarei spesso per nessuna ragione il fatto di essere qua. Addio. Ma che sono straordinario, io mi seguo sempre, in Facebook naturalmente, e li incoraggio più che posso, insomma, perché mi sento veramente partecipe di questa. Siete grandi ragazzi, non ce la farei, io prendo niente nel posto, grazie. Io mi chiamo Alessandro De Battista e sono stato sanzionato con 25 giorni. Soprattutto è risultato intollerabile alla Camera il fatto che abbia impedito al capogruppo del PD non di parlare, ma di mentire. Assolutamente sì. Non gli ho impedito di parlare, gli ho impedito di mentire, ma dato che quando lui parla mente, per non mentire ha preferito non parlare. È andata così. E crediamo che questo lo dobbiamo fare dovunque, con il sindaco che mente qui, con un consigliere comunale che si intasca i soldi. Se li becchiamo per strada, noi che siamo i loro datori di lavoro, anche qui a Forse, anziché dire a un amico, quello, com'è che dicevo, quella ci ha fatto soldi, come dire qua. Andiamogliela a dire in faccia. Tu hai preso soldi nostri, vattene. Tu non hai rispettato i patti, vattene. Dobbiamo abituarci al fatto che noi cittadini siamo i datori di lavoro delle persone che stanno all'interno dell'istituzione. Dal comune alla presidenza della Repubblica. Vi paghiamo lo stipendio, no? Ci pagate lo stipendio adesso, perché siete i nostri datori di lavoro. Uno Stato, un comune, una regione, una Repubblica funziona quando le istituzioni temono i cittadini. Non funziona quando sono i cittadini a temere le istituzioni. Quello è un regole. Quello non è un regole, quello è un mio dipendente in Parlamento. È molto importante cambiare questo modo di ragionamento, no? Così ci sentiamo tutti quanti anche maggiormente responsabili. Prima Massimo Baroni ha fatto un eccellente discorso sul problema, uno dei grandissimi problemi, se ci fate caso non se ne parla in televisione, la ludopatia, cioè avere una soggezione così forte, un'incapacità ad affrontare il tema del gioco. E tutti quanti, anche qui in un bar alle 7:30 del mattino, abbiamo visto persone che si giocano gli stipendi o quei rimasugli di stipendi. Come cittadini attivi abbiamo anche il dovere di provare a farli resistere, a convincerli a non giocarsi con lo stipendio in quelle macchine davvero mortali. Ma un altro enorme problema, oltre alla ludopatia, oggi in Italia, se ci pensate, giocare, le slot machine sono un po' le tasse dei disperati, più sei disperato e più ti giochi soldi, è normale, sei disperato, provi a vincere per pagare delle bollette arretrate. E la stessa cosa avviene con gli slogan, molti italiani sono malati di sloganpatia, più sono disperati e più arriva un imbonitore con degli slogan, non con degli atti parlamentari, e tendiamo a credere. Lui promette delle cose e ci affidiamo, perché affidarsi è più facile che responsabilizzarsi. Quando Beppe, certe frasi che Beppe diceva durante lo tsunami tour, non le capivamo subito, le abbiamo capite dopo. Come arriverà tra un po' di tempo l'atteggiamento di Beppe nei confronti di Renzi, a qualcuno l'ha un po' toccato.
tra qualche mese diremo che Beppe è stato troppo moderato nei confronti di Renzi. Bravo! E quando Beppe diceva se non volete impegnarvi non ci votate, aveva perfettamente ragione, noi non chiediamo voti, non siamo qui a raccogliere voti, noi ci stiamo girando l'Italia, 80 tappe, non per chiedere voti, non siamo in campagna elettorale, abbiamo il nostro posto in Parlamento garantito. Anzi, meno facciamo casino, più resteremo sicuri fino al 2018. Invece no, giriamo l'Italia perché crediamo che l'unica soluzione per riprendersi le istituzioni sia la partecipazione attiva, al di là di destra e sinistra, che sono concetti ottocenteschi. C'è ancora persone in parlamento che parlano di capitalismo, marxismo, facce della stessa medaglia, teorie che sono fuori dall'Ottocento, figlie dell'industrialismo, roba passata. Spesso vi diciamo che il Parlamento, ed è vero, ci sono camorristi, lobbisti, induisti, ci sono, c'è il figlio di, c'è l'ex lobbista di Raffaele Futolo, il fondatore della nuova camorra organizzata, ci siete a 10 metri da noi. Gigina Polpetta lo chiama. Ci sono induisti, un piduista famoso, il Cicchitto, il presidente della mia commissione. Ci sono lobbisti che impongono leggi, impongono emendamenti. Però non ci sono solo disonesti nei partiti. Ci sono anche delle persone che sono entrate veramente credendo di poter fare qualcosa. Poi succede un meccanismo, che è quello che io ho provato a descriverlo, provando ad associare i privilegi dei parlamentari alla droga. Forse qualcuno ha avuto delle esperienze con la droga, e chiunque ha provato una droga ha pensato la prima volta, io ci provo tanto adesso, immediatamente, e io non ci casco mica. Poi ti fai una sniffata e ci caschi, perché le droghe sono più forti. La stessa cosa sono poi i privilegi. Tu all'inizio dici, ma no, ma non è un privilegio 14.000 euro, perché sono bravo e me li merito. No, la prima classe, ma prendo solo oggi. Ma no, l'auto blu mi serve per muovermi. Poi ti fotti. A che servono le droghe in fondo? A staccarti dalla realtà. Tu con la droga ti stacchi dalla realtà e pensi che scippare una vecchietta per pagarti una dose sia qualcosa di giusto. Se ti stacchi dalla realtà in quel palazzo, pensi che quella tangente non sia una tangente ma un regalo per aver fatto bene il tuo mestiere. Che l'auto blu non è un privilegio, che 14.000 euro al mese sono giusti, che quello non è un mafioso, è un imprenditore del sud che dà lavoro a tante persone. Inizia a ragionare in questo modo perché ti stacchi dalla realtà. Noi siamo entrati parlando dei problemi dei cittadini e continuiamo a parlare dei problemi dei cittadini, e questo non perché veniamo da Marte, perché veniamo da questa stessa Italia con la corruzione a 60 miliardi di euro all'anno, con purtroppo un modus mentale di pensiero che privilegia i furbi rispetto ai bravi. Noi del Centro-Sinistra non è che siamo ontologicamente migliori degli altri, no. Ci sono i meetup, ci sono i gruppi territoriali e c'è la nostra presenza territoriale, che quando noi facciamo delle stronzate, e le facciamo, e vi chiediamo scusa per gli errori che abbiamo commesso, bravo, c'è qualcuno che viene da noi e ci lo fa notare. E c'è un attivista che ci dice, guarda che tu sei un mio dipendente, sei un mio portavoce. In questo senso evitiamo al minimo il rischio di contaminazione. Purtroppo i deputati e i senatori degli altri partiti non hanno questo sistema, cioè non hanno intorno a loro un controllo popolare che è fondamentale e dobbiamo esercitare tutti quanti noi. L'etica sì, ma quella dipende da noi, eh? Cioè, un dovere di un politico è essere onesto, un dovere dell'opinione pubblica è far sì che il politico sia onesto facendogli pressione. Noi negli ultimi 30 anni non abbiamo fatto pressione e i nostri Bersani, i Franceschini, i D'Alema, i Fioroni, i Berlusconi, i Renzo Bossi, i Gasparri vengono dal fatto che ce ne siamo fottuti della politica. Abbiamo esclusivamente posto una X e ci siamo fidati e affidati, cosa che ora stanno facendo molti cittadini rispetto agli slogan di Renzi. Ha detto una cosa giusta, gli credo. Come tante persone anziane hanno creduto che l'indomani delle elezioni politiche del 2013 sarebbero andati alle poste a ritirare l'eccedenza dell'IMU che gli aveva detto Silvio Berlusconi. Questa è la responsabilità nostra, raccontare a tutti quanti che prima vengono i fatti e dopo la fiducia, dopo la fiducia. Il discorso è questo, noi siamo entrati parlando dei problemi dei cittadini e ancora ci scorniamo nelle nostre assemblee parlando dei problemi dei cittadini. Nel transatlantico, che è questo enorme corridoio lussuoso, che sta davanti all'ingresso della Camera dei Deputati, con piante di ficus, poltrone in pelle umana, si riuniscono giornalisti, i pezzi grossi, che prendono i soldi, poi dallo Stato,
per quello non scrivono cose contro lo Stato, il potere costituente anche l'Italia. Esatto. E se i grandi politici vanno lì e parlano e fanno i capannelli. Non li abbiamo mai sentiti discutere, comunque dire dobbiamo pulire l'IRA a fare piccole e medie imprese, risponde Bersani, no, prima dobbiamo tagliare i soldi alla guerra in Afghanistan per dare le scuole. Interviene Berlusconi, no, prima dobbiamo invece fare una manovra importante per ripubblicizzare l'acqua. Ma non abbiamo mai sentito queste cose. Ascoltiamo capannelli di deputati che parlano di problemi interni al partito, correnti, come posso fare fuori quello lì perché poi mi frega, poi mi distrugge la mia corrente, non riesco a mantenere il posto. Cioè entrano parlando dei problemi dei cittadini e finiscono a parlare dei problemi loro. E il problema di quel palazzo, al di là della mafia, che c'è? Perché questa Repubblica è anche figlia della trattativa Stato-mafia e il processo di Palermo non sta valutando il fatto che ci sia stata la trattativa, sta valutando i responsabili, ma la trattativa è certa, sentenziata da varie sentenze. Ci sono i lobbisti, ci sono i camorristi, ci sono i delinquenti, ci sono anche come dire, oggetti maschili o femminili del potere dei partiti, di arredamento, esatto, però soprattutto c'è l'autoreferenzialità, che è l'enorme dramma di quel palazzo. Per questo le due legislature poi a casa per noi è una salvezza, perché meno stai in quel palazzo, meno ti corrompi. Per quello venire qui a Scorsese è una salvezza, parlare con voi, abbracciarci, prendere pure un baffo al culo, se ce lo volete, ditecelo, liberatorio. E comunque ci serve, perché ci fa mantenere ancorati la realtà. E l'abbiamo dimostrato in 11 mesi, siamo entrati e non sapevamo nulla di regolamenti, e poi abbiamo imparato a fregarli, a forzarli, con le loro stesse armi, con il regolamento parlamentare, con l'ostruzionismo. Però quello esclusivamente grazie appunto a questo sistema che è il Movimento 5 Stelle, che è totalmente alternativo. Allora oggi dobbiamo far crollare questo governo perché è pericolosissimo. E una strada sono le elezioni europee. Vi chiediamo un enorme impegno da qui alle elezioni di maggio. Informiamoci sui grandi temi, sul nostro programma, l'abolizione del meccanismo europeo di stabilità, il MES o Fondo Salva Stati, l'abolizione del Fiscal Compact o Patto di Stabilità, l'adozione degli euro bond, cioè delle obbligazioni europee garantite dalla BCE, cioè mettiamo in comune il debito, siamo una comunità europea, mettiamo in comune i nostri problemi. Esatto, e dobbiamo essere una comunità europea e non un'unione. Ecco, spieghiamo queste nostre proposte casa per casa e facciamo capire all'opinione pubblica, ai nostri amici, che spesso ragionano per partito preso, che se riusciamo a prendere un voto più dei partiti, creiamo una crisi di governo e costringeremo Napolitano, o chi per lui, chi sarà il presidente, forse Prodi, secondo me, io con questo sospetto, a sciogliere le Camere e a indire magari a settembre delle nuove elezioni politiche. E in quel caso ci conteremo, o diciamo noi, o vincono gli altri che ormai si sono coalizzati definitivamente. Per questo vi chiediamo uno sforzo immenso, soprattutto ai giovani. I giovani sono i più toccati, è vero che per un cinquantenne è difficile ritrovare lavoro, però la percentuale, o quarantenne, però la percentuale di persone, come dire, di povertà che è cresciuta tra i ragazzi di 16, tra i 16 e i 19 anni, non ce l'hanno i cinquantenni, pensate. Per quello espatriano in ogni modo. Beppe diceva la Genova, non espatriate, cospirate. Vi chiediamo una mano, vi chiediamo di provare a convincere le persone un po' più anziane, e lo convince solo l'entusiasmo e la voglia di partecipare. E poi vi chiediamo di iniziare a entrare nell'ottica di candidarvi, soprattutto ai giovani. Perché le persone più anziane devono fare politica, ma magari non in primissima linea. È bene in Parlamento che ci siano persone più giovani, perché serve l'energia. Le persone più sagge consigliano i giovani, iniziate a entrare nell'ottica di candidarvi. Noi siamo cittadini normali, un anno fa mai avremmo pensato di stare a Scorsese martedì sera a parlare di politica, mai, inimmaginabile. Facevamo i banchetti a raccogliere 4 firme e le persone ci prendevano in giro e guardate, abbiamo preso 9 milioni di voti. Ecco, voi giovani pensate che i prossimi deputati, senatori della Repubblica, magari sottosegretari, ministri del Movimento 5 Stelle sarete voi. Oggi ci stiamo noi in prima linea, ad aprire un po' la freccia.